a casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella. Venerdì 20 di ottobre, bentrovati e buon weekend in anticipo, lo dico, perché noi ci giochiamo questo sabato e questa domenica, però autunnale, attenzione, attenzione, buongiorno a tutti, insomma, buon pomeriggio, perché andremo anche in replica da Maurizio Martinelli e dalle Charles, buongiorno. Sì, mi piace di più Morris. Morris Angel, sì. Io rimango sullo scontato banale Charles. Come vuoi. A forza di vederti in televisione così, mi è venuto un leggero torcicollo. Bene, almeno ti ricordi di me. Sì, va bene. Visto? Bene. Vogliamo partire, partiamo. Padre Morris. È il 293esimo giorno dell'anno. Oggi la Chiesa ricorda Santa Irene, Santa Aurora, Santa Maria Bertilla Boscardin. Ah, però. Questa invece era un'antenata di Maurizio. Sì. L'ultima, vero? L'ultima. Ce l'ha raccontato l'altra sera a cena? Sì. Era proprio bene. Lei. Bene. Il sole è sorto alle 7:27 e tramonterà alle 18:19, mentre la luna sarà crescente e illuminata al 26.9%. Che stessa, mamma mia. Sì. Pensa quando arriverà dicembre. Ho capito. Però dicembre è proprio per il Natale. Ho dai. Detto dicembre davvero, sì. Dicembre, ho detto dicembre, quelle luminarie, queste cose così. Mamma mia Maurizio, come ti illumino? I luci, non coriandoli. Non finiamo l'albero di Natale. Ma qua. Certo, ah, però, ma non possiamo allestire te? Ma già girano i pandori per le, cioè, per i supermercati, pensavo... pandori e panettoni per i supermercati. Già girano le cose che bisogna attaccare sull'albero. Andiamo avanti, va? Vabbè, sì. Ecco, siamo seri, perché oggi è la giornata mondiale dell'osteoporosi. Attenzione. Il 20 ottobre si celebra questa giornata, malattia caratterizzata da una progressiva riduzione e modificazione strutturale della massa ossea, con compromissione della resistenza delle ossa che predispone ad aumentato rischio di fratture spontanee o indotte da minimi traumi, definite anche come fratture da fragilità. Intanto, insomma, ecco, l'osteoporosi vorrei aggiungere che è molto diffusa a livello globale e si stima che il nostro paese colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l'80% sono donne in post-menopausa. L'altro purtroppo giorno abbiamo sì. parlato anche della giornata della sì. menopausa, quindi insomma ecco. E ovviamente questa giornata è anche per sensibilizzare alla prevenzione, ai controlli, a tutto quello che insomma riguarda salute, giusto? D'accordissimo con te. Bene, allora passiamo ai fatti del giorno, quindi alla storia, agli eventi che hanno caratterizzato ovviamente questa giornata. 20 ottobre 1973, alla presenza della regina Elisabetta II del Regno Unito, viene inaugurato il Teatro dell'Opera di Sydney, progettato dal danese Hudson. Bellissimo! Per l'occasione l'orchestra esegue la nona sinfonia di Beethoven. Beethoven! Grande! Maurizio ci porta, ha detto. Che non è il cane, eh? Giusto, Maurizio ci porta, sei contenta? In Australia, ragazzi, bel viaggetto, eh? Beh? Sta qui dietro l'angolo. Prendiamo un elicottero. Salutiamo gli amici dell'Australia, perché tanto qualcuno... Hi, friend! Ciao, cangurini! Va bene, va bene. Allora, proseguiamo con il 1977, invece. Attenzione. Perché ci fu il debutto italiano per Guerre Stellari, a 5 mesi dall'uscita statunitense. Debutta anche in Italia il film di George Lucas con Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher, rispettivamente con le voci di Stefano Satta, Claudio Capone e Ottavia Piccolo. E ce l'abbiamo? Questo, il trailer, sì, esattamente 46 anni fa. La 20th Century Fox e George Lucas, il regista di American Graffiti, vi offrono ora un'avventura diversa da tutto ciò che accade sul vostro pianeta. Guerre stellari. Ecco che arrivano! Vengono troppo veloci! La storia di un ragazzo, di una ragazza e di un universo. È una grande, sconvolgente saga spaziale di ribellione e di amore. Beh, insomma, no? Voglio dire... Bellecca! Sto guardando adesso gli effetti, quanto è cambiato il esatto. cinema. Esatto. Mamma mia. Ma lo stesso Guerre Stellari, insomma, quando andavo avanti... Dovremmo mettere le orecchie a Maurizio, quelle... No, quella appunto, era quella era Star Trek. Quella era Spock, era Star Trek. Io metterei invece Chewbacca qui. Vabbè. Andiamo avanti. È meglio. Vogliamo andare avanti. Forse sì. Più,
Bene, allora, 20 ottobre 1999, le donne entrano nell'esercito. Viene approvata la legge 380 che istituisce il servizio militare volontario femminile nell'esercito italiano e garantisce pari opportunità tra uomo e donna in tema di reclutamento, grado, specializzazioni e incarichi nelle forze armate e nella guardia di finanza. 24 anni fa. Ti rendi conto che tu hai la fortuna di avere due donne che al tuo fianco? Che io metterei nuovamente in obbligo. Magari li farei un po' meno, ma io glielo metterei in obbligo. Sì, non mio mi caro Maurizio, noi magari donne abbiamo una marcia in più. Io, ma anche quattro marce in più, non è quello. Io dicevo in generale il fatto di aver tolto la leva obbligatoria, io invece la metterei più che altro per una questione di educazione civica, di rispetto che in questo momento latita. Guarda, questa è una cosa... È una cosa, però ritorna sempre. Dimmi che sei d'accordo. Ogni tanto dice qualcosa. Aspetta, in parte sono d'accordo, perché però non riesco ancora a farmi capace del fatto che per essere educati, per agire bene di valori, dobbiamo essere forzati dalle leggi. Quindi questa è una cosa veramente ancora capricciata. Purtroppo la legge è c'è in ogni cosa, quindi lì magari è un po' più, come dire, presente, ma in realtà comunque io l'ho fatto, quindi non c'è niente di straordinario, si tratta solo di capire e di avere rispetto per gli altri e di capire anche gli altri, dai, certo. Molto semplice, su. Dai. Bene, allora andiamo avanti con il 2004, quindi sì, pochissimi anni fa, in realtà 19 anni fa, nasce Ubuntu, ve lo ricordate? Come no? Con la distribuzione della versione 4.10 nasce ufficialmente il sistema operativo per computer Ubuntu. È un software libero e open source. Quanto tempo fa? Nel 2004, 19. Pensavo di più. 19. No, io pensavo molto. Tu te lo ricordi? Sì, ma ancora esiste, eh? È una piattaforma che praticamente fa girare i software liberamente. È un open source, quindi va bene. Esatto. Un open source. Non è come Google, eh? Perché senti poi, come l'ha detto, è un open source. Open source. Sì, vabbè, tutto ne so 3-4 di parole in inglese. Ah, ecco, quella è una del gruppo, sì. Io e Maurizio. Bene, concludiamo con il mondo della musica. Va, è meglio. Attenzione. Questa l'ho scelta per te, Morris. 20 ottobre 1973, quindi 50 anni fa, Mia Martini è in prima in classifica con Minuetto. Fuori. Sola mia, è un'attesa, pare un'agonia. Tante volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. E le mani tue strumenti su di me. Cadi rigido, maestro esperto. Quale sei e a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Mamma mia, ragazzi, questi pezzi, che cosa sono? Mi taccio. La voce di Mia Martini è una cosa... Mi taccio per brividi, brividi sulla schiena, vabbè, incredibile. Ma abbiamo in collegamento il direttore, sì, Claudio Michalizio, esatto. Buongiorno! Direttore, buongiorno. Ben trovato! Buongiorno a tutti voi, grande Mia Martini davvero, e emozioni e brividi che purtroppo continuano anche per altri motivi, perché voi sapete che siamo davvero sul filo del rasoio in Medio Oriente, secondo quanto dicono molte fonti, davvero Israele sarebbe pronta a lanciare una nuova offensiva via terra che qualcuno teme potrebbe far allargare il conflitto nell'area medio orientale. Vi dico un dato, nelle scorse ore il presidente americano Biden, che era venuto, come si dice in gergo, a fare il pompiere l'altro giorno a Tel Aviv, chiedendo a Netanyahu di non lanciare l'offensiva via terra e di non ripetere gli errori fatti dagli americani dopo l'11 settembre, nelle scorse ore ha chiesto lo stanziamento di 100 miliardi di dollari per armamenti rivolti ad Israele, Ucraina e Taiwan.
evidentemente nel viaggio che l'ha riportato dall'Europa a oltreoceano ha cambiato qualcosa il presidente americano, è comunque uno dei tanti segnali che fa temere che possa esserci una recrudescenza della violenza. Tra l'altro poche ore fa il governo di Tel Aviv ha anche annunciato di aver colpito oltre 100 obiettivi di Hamas e di essere pronto davvero a dare l'ordine per l'ingresso a Gaza. Tra le notizie di cronaca che ci interessano da vicino, vi segnalo questa lunga sequenza di incidenti stradali a Roma. Ne parliamo spesso, ma è giusto mantenere alta l'attenzione su questo fronte. In 3 giorni 3 vittime della strada, ma da inizio anno sono già 33 i pedoni che sono stati investiti e solo a Roma 155 le persone che hanno perso la vita perché alla guida di un'auto piuttosto che di una bici o di una moto. È davvero una emergenza nazionale di cui forse poco si parla. Vi segnalo anche un'altra notizia di servizio. Oggi sciopero generale nel pubblico impiego. Attenzione, perché sarà un venerdì nero per trasporti, sia quelli urbani sia quelli ferroviari, per la scuola e per la sanità. Quindi se avete a che fare con questi servizi state attenti. E poi noi non, come dire, non amiamo il gossip, però c'è una notizia che vi avrà già raggiunto o vi raggiungerà nelle prossime ore. Pochi minuti fa via Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che è finita la sua relazione con il compagno Andrea Gianbruno, da cui ha avuto una figlia. Facile mettere in relazione la scelta della Meloni di separarsi dopo lo scandalo sollevato da alcuni fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia su comportamenti che il compagno avrebbe avuto durante le sue trasmissioni televisive con alcune collaboratrici. Lei dice: la cosa più preziosa però in questo momento è nostra figlia e insieme da bravi genitori continueremo a proteggerla. Ci fermiamo qui. Grazie. Grazie mille direttore, gentilissimo, buon lavoro. Grazie a Claudio Michalizio. Beh, oddio, la notizia di... sta diventando parecchio... Beh, ormai è virale. Sì, ma in 5 minuti appena l'ha detto, ovviamente poi diventano virali, cioè le cose virali. Beh, perché ha pubblicato anche la foto sui social con una lunga didascalia. Però io mi domando, no? Ma io dico, ma... Vabbè, lasciamo perdere, perché tanto... Cioè, si fa televisione e anche Striscia che fa queste cose qua... È chiaro che poi alla fine tu crei un problema alla persona, al di là che sia una persona pubblica, un personaggio pubblico, quello che è. Io ci andrei sempre un po' cauto con queste cose qua. Però, diciamo che quando si tratta è la loro politica, altrimenti torniamo anche al discorso di quello che sta succedendo, no? nel mondo del calcio, con tutte le dichiarazioni di Corona e quant'altro. Però veramente si cerca comunque ad ogni costo lo scoop e andare magari per me bisognerebbe anche no avere un certo tatto, un po' di privacy, è vero, sì. Altrimenti se no rischiamo veramente di oltrepassare ogni logica. Andiamo in pubblicità perché ci sono i compleanni, c'è il giorno, c'è il segno del giorno. Tra l'altro ieri non c'eri, ma 2 volte Pesci. Esatto, ieri è uscito Pesci. Tante volte è lei che decide di non far uscire Pesci. Può darsi, ora te lo dico. Attenzione, in pubblicità. In pubblicità. Mi raccomando, se ritorno. No, perché? A casa di amici, il salotto di Radio Roma. A casa di amici, il salotto di Radio Roma. Bene, torniamo in diretta. Sì, torniamo in diretta. Attenzione, perché ci sono le stelle. Sì, ci sono le stelle. Segno del giorno. Pensa, al momento in cui ci sono le stelle ci hanno portato via la connessione. Fantastico. Ma è bellissimo. È bellissimo, e ma noi ci arriveremo. E quindi adesso attendiamo lo Spirito Santo. Sì, facciamo prima i compleanni. Sì, sarebbe meglio. Visto che abbiamo problemi con la linea internet. Ma adesso la ritroviamo, attenzione. Non ti preoccupare che mi ha ascoltato e lo so. Possiamo che... risolvere, se vuoi me lo invento io. Il segno di giorno, pensate un po', è il segno dei pesci. Non è vero, non è vero. Infatti andiamo al andiamo ai compleanni, per favore, va che è meglio. Sì. Allora, tanti auguri, iniziamo da... Vuoi iniziare dalla nostra Italia o fuori? Sei la padrona. Allora andiamo fuori. Snoop Dogg, happy birthday to you. Happy birthday. Lui ci segue ogni giorno. Sì. Carina la pettinatura. Sì, esatto, vorremmo farla fare uguale a Maurizio. Somiglia a un dog. Non c'ho la forza per andare. Una battutaccia, però. Regia, scusami, ecco. A proposito, guardatevi Dogman, un filmone. Ma che c'entra? No, vabbè, adesso mi è venuto in mente, guardatelo perché Mamma mia. È meraviglioso. Io non capisco. Bellissimo. No, è meglio di no. Prego. No, Raffaello tuo nonno, tanti auguri, buon compleanno. Torniamo un po' nella nostra Italia.
Che fa adesso? Adesso sicuramente ha qualche suo... Sì. Sicuramente ha qualche suo format. Sì. Lui è intelligentissimo, a me piace. Sì. Andiamo avanti con Mara Venier. Attenzione. Tanti auguri. Zia Mara, tanti auguri. Compie esattamente... Non si dice. Marco Mazzoli. Sì. Nostro anche collega. Dov'è? Faccelo vedere. Eccolo. E poi abbiamo Gino Castaldo. Un altro mezzo collega, insomma. Gino Castaldo, sì. Avevi anche altri compleanni? Ma guarda, ce ne sono tanti. Se vuoi, puoi anche scrollare. Scrolla. La nostra Angela Brambati, la brunetta dei ricchi e poveri. Attenzione, compie anche lei un numero notevole di anni. Basta. Se li porta molto bene, tra l'altro, devo dire che se li porta molto bene. Poi c'è Tom Petty, e me lo ricordo benissimo. Attenzione, perché chitarrista, insomma, cantante, quello che volete. E poi c'è il mister, attenzione, c'è il mister Claudio Ranieri, che compie 72 anni e si riporta molto molto bene. Beh, Mauri, ve la giocate? Ce la giochiamo. E c'è anche il mitico Enzo Gragnaniello, che è un cantautore napoletano che ha scritto tante belle canzoni. Tra l'altro lo ricordo con una canzone meravigliosa insieme a Mia Martini e a Murolo, canzone bellissima. E poi vediamo un po' chi c'è. Nessun altro. Basta. Guarda, nel frattempo ti è arrivata la linea. Sono sbucate le stelle. Vedi? Era ora. Vedi? Allora, oggi vince il Sagittario. Attenzione. Il Sagittario, il venerdì è una giornata ambita dai più. Ultimo giorno di lavoro e poi un paio di giorni di relax. Sarà anche vero, ma con Saturno e Venere in quadratura e Marte in dodicesima casa, il lavoro è tanto, ma la voglia e soprattutto l'energia per svolgerlo, ahimè, pochina. Hai capito che Venere sta in quadratura? Fammi Venere in quadratura. Eccola. Ecco, uguale, sì. Una grande fantasia molto originale. Dodicesima casa. In una settimana d'addio, guarda la luce. Dodicesima casa. Sì. Aggiungeteci mugugni familiari, peggio ancora una serata malinconica, cenando da soli come derelitti su un'isola deserta, probabilmente ve la siete voluta. L'amore vi è passato accanto sfiorandovi, ma se avete voltato la testa dall'altra parte, ecco il risultato. Vero, i sentimenti impegnano e alla lunga limitano anche la libertà personale, ma in compenso regalano qualcosa di tenero e caldo. Smettetela di fuggirlo, tanto Cupido se vuole vi segue comunque e dovunque. Esatto. Amore ed Eros. Sei pronto, Mauro? Sono la tua briefe. Amore d'Eros. È quello più non più va atteso. Bene. Ecco, voilà. Amore d'Eros purtroppo non va bene. Dovete darvi da fare di più. Prendete esempio da Maurizio. Segno dei pesci. Sì. Andiamo avanti con salute e benessere. Dormire è sano. Maurizio, dormi? No. Ormai si sa. Perché fa altro. Ma che faccio altro? Dormo male. Perché non bevi la tisana al finocchietto? Io ne sono certa. Bevuta, ma ragazzi, ormai si è assuefatto il mio corpo alla... Basta, no? Sì, cioè, vero. Andiamo via. Cambiamo tisana. Ecco, ti consiglio quella zenzero e limone, che è molto buona per tutte le... Anche se al finocchietto, io lo vedo proprio il finocchietto vicino a lui. Dai, basta adesso, dai. Su, è così, avanti, funziona così. E io ho finito, che vogliamo fare? Non lo so, se c'è da fare. Vi posso fare una domanda? Allora, visto che noi leggiamo spesso tutti i giorni il segno del giorno e quindi in qualche modo l'oroscopo e quant'altro, voi avete mai visto... oppure avete mai chiesto al primo appuntamento, al secondo, al terzo, quello che volete, però vi siete informati della persona che amate? Sì, ma io non ci credo minimamente. Che segno sei, l'ascendente? No, non mi interessa nulla. Quindi non vi frega nulla? Allora lo facciamo più l'oroscopo? No, vabbè, lo facciamo per il pubblico appassionato. Certo, quindi non ci credete. Cioè, tu ci credi? Tu secondo me ci credi? Io non è che ci credo, però ho notato che... E non tanto quanto il segno zodiacale, ma quanto l'ascendente. Ho notato che molti ascendenti hanno, no, è davvero, hanno una caratteristica. Io non so nemmeno come si calcola. Cioè su internet. Non... Basta mettere il giorno, l'ora e la zona dove sei nata. Non mi ricordo l'ora, mamma, rispondi, scrivi al 320-239-3833 per dire quando sono nata. È facile, dai, è molto facile, dai. Io penso che ho scoperto con questo modo che hai detto tu che sono gemelli ascendente gemelli. Vedi? Gravissimo. E com'è? Sono quattro persone che litigano costantemente, esatto. Come me, pesce, ascendente e gemelli, io sono, quindi sono quattro persone che litigano. Quindi litighi da solo praticamente. Sì, sì, ma alcune volte vince il pesce. Beh, io sono toro, quindi, però l'ascendente non lo so, quindi per vedremo. Caso abbiamo le curiosità? Abbiamo molte curiosità. Abbiamo le curiosità. Allora, ieri abbiamo parlato in tuo assenso, Eleonora, di una cosa molto molto importante.
Te la ricordi, Maurizio? Beh, ne abbiamo dette tante. Proprio... No, quella sul pianto che l'ha commentata anche il nostro ospite Dario Cassini che ieri abbiamo parlato degli uomini che piangono meno, si suppone, delle donne. Capito? Ed è stato spiegato il perché. Ma non è vero. Oggi, no, invece... Allora, in esclusiva dico questa cosa, Maurizio invece piange ed è la cosa più bella del mondo, posso dirlo, perché gli artisti si devono emozionare, ma anche bravo! Gli uomini in generale, emozionatevi, piangete, gridate, non abbiate vergogna. Buttate fuori tutto quello che avete dentro. È una cosa bella quella che sto dicendo, ti sto facendo un complimento. Grazie, anche se non Chiara, sembra. Ma io piango a prescindere, non è che... capito. Lui piange così. Magari è l'influenza artistica, ma no? Non piango per tristezza. Però, no, anche di gioia. Emozione, è un'emozione. No, ma io sono uno che si commuove molto spesso. Bene, invece oggi vi parlo di un'altra cosa. Tecnoprodotti, stop della Francia alle sigarette elettroniche, usa e getta. E l'Italia? Vediamo un po'. In Europa, dopo la Germania e il Belgio, anche la Francia voterà le sigarette elettroniche usa e getta dal 2024, troppo pericolose per i giovanissimi che ne fanno uso. Io ho visto, mi è capitato di vedere anche per esempio in spiaggia, quindi negli stabilimenti balneari, anche ragazzine di 13-12, che poi vedi, insomma, sono veramente piccole, con queste sigarette elettroniche. Allora, la mia, come dire, ecco, attenzione va anche poi a chi le vende, perché poi non so se magari c'è qualcuno che le vende per le acquista, insomma, per loro, e poi, perché veramente questa è una cosa molto molto seria. Intanto torniamo a parlare della Francia, perché il governo francese sta per dichiarare proprio guerra a queste puff, si chiamano così, sono popolari sigarette elettroniche usa e getta, e vorrei ricordare anche che sono fatte di plastica. Quindi insomma, gettare continuamente, quindi accumulare questi non materiali va bene, plastici, ragazzi. Insomma, non so fino a quanto possa essere... No. Quindi non è dannoso soltanto per la nostra salute in questo senso, ma è dannoso anche per l'ambiente. E diciamo che a inizio settembre è arrivato l'annuncio da parte del primo ministro transalpino Elisabeth Borne, e è stata intervistata poi in varie emittenti televisive anche per capire, insomma, che tipo di misure, no, potrebbero entrare in vigore, quindi misure antifumo, mettiamola così, antisvapo anche, che dovrebbero entrare in vigore entro la fine dell'anno, e tra le norme comparirà anche il divieto di svapare. Chissà cosa succederà in Italia, io mi chiedo, perché insomma è un qualcosa che poi fa male in tutti i paesi, non è che tutti, fa male poi soltanto in Francia. Però ecco, ma forse non va bene. Questo è una delle tante cose che secondo me potrebbero... No, per me dovrebbero proprio togliere assolutamente proprio il tabacco, sigarette in commercio. Divieto assoluto di tabacco. E però giustamente dici, vabbè, non c'è il vizio, pensa per te. Lo so. Non che è devo facile. Fare? No, però non come so dire... Datevi al padel. Giocate a padel. Senti un Stiamo po'. Parlando di una cosa seria, Maurizio. Molto seria, il padel può essere serissimo. Meno male che hai tirato fuori questo esercizio. Meno male che hai tirato fuori venerdì. Questo argomento. Non è ce venerdì, la faccio, ragazzi. Perdonami. Ma vabbè, si sdrammatizza tutto. Lo so che la sigaretta comunque è un vizio. Bisogna toglierlo. È lo svapo, questo è svapo. Sì, come Maurizio che è un po' svampato. No, io dico in generale. Togliere proprio la sigaretta. Sì, non si può fare, Maurizio. Ma cosa dici? Che cosa togli la sigaretta? Cosa dici? Si può dire. Non lo so io. Hai parlato di padel, io ti parlo delle infiammazioni del tendine. A proposito di padel, appunto. Vai. Le infiammazioni o flogosi, e questo lo dico anche per le signore che ci seguono, perché non solo a padel, insomma, ci può venire la tendinite, ma anche magari stai facendo movimenti a casa, sì, non spadellando. Sì, no? Anche spadellando oppure il bucato. Vabbè, ma tipo cose. Mangiando. Anche sì. Cioè, se mangi parecchio, sì. Sì. Allora, diciamo questo, si chiama anche flogosi e può colpire sia i tendini del polso, sia le guaine tendine, tessuti molli che rivestono il tendine per proteggerlo dallo sfregamento con le ossa, movimento che nel tempo potrebbe portare il tendine stesso a deteriorarsi. Vabbè. Quindi state attenti a compiere dei movimenti continuamente, ripetitivi, perché possono effettivamente dar fastidio. Magari già le nonne un po' meno, ma le mamme che ci stanno guardando, anche magari i ragazzi che sono a casa, attenzione anche al telefono, perché la tendinite può venire ovviamente con questa posizione, quindi anche con le dita continuamente, non va bene. Quindi mi raccomando, perché sono movimenti che nel lungo periodo, non lo vedi adesso, lo vedi tra 10 anni, mio caro Maurizio,
ti fanno male, quindi non va bene. Però possono... Ritund. Che devo fare? Puoi avere comunque qualche campanellino, tipo sì? Gonfiore, dolore, rossore, calore o rigidità mattutina. Mia, guarda questa no. Mosca. Mamma mia però. No, ho capito, può capitare. Vogliamo fare un po' di prevenzione? Quindi se potete evitare obesità, fumo, infezioni varie, certo. Ci date, anzi vi date una dove grande mano. Maurizio, se evitate anche l'alcol, evitate il fumo, evitate, basta, no? Basta. Maurizio, facciamo anche, prevenzione esatto. Seria oppure anche dobbiamo mangiare, non mangiate oggi. Più, non mangiate più. Io vado via, ciao. Fa di una mangiare veramente. Fa male, bere fa male, fumare fa male, c'è rimasta solo che una cavolo, cosa. Che cavolo esistiamo a fa? Cioè fa male pure quello? Cosa? No, 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 no. Andiamo in pubblicità? Quella ci possiamo andare in pubblicità? Ciao. L'hanno detto tutti. A tra poco, fatelo, facciamo fatelo. Luca, spegni, manda. Viva l'amore, viva l'amore. Ciao. A casa di amici, il salotto di Radio Roma. A casa di amici, il salotto di Radio Roma. Bene, torniamo in diretta, ricordiamo ovviamente anche la replica che andrà in onda sempre su questo canale alle ore 14, ma c'è un collegamento? C'è un collegamento, il collegamento del venerdì, un amico a casa di amici ormai super conosciuto, super seguito, Enrico Frandino, bentornato, come stai? Grazie, grazie cari amici, molto molto bene, molto bene. Sono contenta di rincontrarti e insomma sono contenta anche di comunicare al nostro pubblico che avremo e continueremo questa rubrica per tutto il mese di ottobre e speriamo insomma anche quella di novembre, perché ecco, conoscere insieme la poesia, l'arte è sempre un qualcosa che fa bene. E infatti proprio di questo volevo parlare con te, perché parliamo di anima, ovviamente insomma sì, abbiamo sempre delle argomentazioni importanti, quindi ecco inizierai così: perché dovremmo ascoltarla? Perché abbiamo bisogno di ritornare ad ascoltare l'anima e ad essere anima, a cercare l'anima. L'anima è una parte molto molto importante della nostra vita e spesso viene sottovalutata. Perché? Perché in questi tempi molto difficili, in cui tutto corre, in cui tutto è veloce, ci fermiamo molto poco ad ascoltare noi stessi, e invece l'anima è qualcosa che ci accompagna dalla nostra nascita e ci lascia alla nostra morte. L'anima è una cosa molto molto importante ed è una cosa che spesso viene sottovalutata, invece è il centro della nostra vita. Quando noi nasciamo è tutto scritto. Noi cerchiamo di cambiare le cose, ma in realtà se anche vogliamo cambiare le cose, non è che noi cambiamo le cose, perché è l'anima che ha già predisposto tutto. Il valore importante è che molto spesso noi andiamo contro la nostra anima, perché siamo schiavi delle convenzioni, degli stereotipi, la brava madre, la brava moglie, il bravo marito, e invece magari l'anima ha scritto tutta un'altra parte della nostra vita. Molte volte noi, quando facciamo una vita da infelici, è perché l'anima ha scritto A e noi andiamo a fare B. E l'anima ci chiede, ci continuamente nella nostra vita, ci lancia sempre segnali, ci dice guarda che devi vivere per A, no, anche se vai contro tutto e contro tutti, e noi continuiamo invece a vivere B perché no, e allora diventiamo infelici. Questa è una cosa che pochi sanno e che si sottovaluta, ma è così, è così. Scusami, no, devo fare una domanda ad Enrico. L'anima è sempre distinta dal corpo oppure fa parte anche del corpo stesso di ogni persona? Non parlo a livello soltanto di scrittura, ma anche a livello di animo. Secondo me, poi un parere personale, l'anima è distinta dal corpo, secondo me, fino a un certo punto, perché se noi ci ammaliamo, si ammala anche la nostra, e perché c'è anche la nostra anima. Tu saprai bene, Maurizio, che
Nelle filosofie orientali questa cosa è molto ben definita. Si dice che quando l'uomo si ammala è perché si ammala anche l'anima. Sì, è vero, perché l'anima è parte integrante di noi stessi. Anche questo non è una cosa che è spesso accettata, eppure è vero. L'anima, difatti, quando si muore, scusate se sono un po' macabro, ma si dice che l'anima lascia il corpo perché può darsi, è vero, perché proprio per quella ragione che dicevo prima, noi nasciamo anima, moriamo e rendiamo l'anima praticamente. E quindi l'anima è una cosa importantissima da curare, importantissima. Ti volevo chiedere in merito a questo anche, il mondo di oggi, secondo, insomma, quella che è la tua idea, ma anche a livello artistico, no? Mi permetto di dire, il mondo di oggi ha un'anima, ne possiede una? Il mondo di oggi è talmente variegato che dire se ha un'anima o non ce l'ha. Certamente che con i fatti che viviamo in questi ultimi giorni sembrerebbe che il mondo non avesse un'anima. Invece, secondo me, il mondo ha ancora un'anima, soltanto che siamo noi che non riusciamo più a vedere quest'anima del mondo. Perché il mondo ci trasmette dei messaggi, anche nelle cose negative. Bisognerebbe imparare dalle lezioni negative che ci dà il mondo per essere un po' migliori, per cercare di essere noi stessi anima. Sì, è vero, però ricordiamoci bene che dobbiamo fare un cambiamento radicale, lo dico sempre, in noi stessi, se vogliamo diventare anima vera, se dobbiamo diventare anima importante, se vogliamo essere anima. Questa Allora, intanto è una sono cosa da parole bellissime, Enrico, grazie perché io ogni venerdì so che ormai anche il nostro pubblico che ti segue sa che è ecco, un momento di distacco proprio della testa, soprattutto per entrare nella morbidezza del pensiero. Infatti io volevo prendere anche cogliere questo momento per farti leggere una tua poesia riguardo questo, perché so che ci tenevi, però è fondamentale anche per chi ci segue, quindi insomma regaliamo questa parte del tuo scritto. Sì, ho scelto una poesia che si chiama Volavo e che ha delle interconnessioni con il tempo e con l'anima. L'ho scelta per questo. Volavo, volavo ieri nel cielo. Il celeste di un mattino variopinto mi accoglieva. Guardavo un cigno e godevo dello splendore di un ciao, di un sorriso, amore. Puro grido di gioia, vali un'eternità. Un giorno io mi nutrivo di te e sazio mi davo a tutti. Oggi, amore mio, splendido in eterno, nel mio cielo, nel mio cuore. È mattina e io ritorno al regno dei segreti. Bravo Che Enrico. meraviglia! Bello. Posso approfittare, Grazie. Maurizio, per dire anche che stanno uscendo tantissimi articoli sul nostro Enrico Frandino, che insomma, no, per Esatto. noi è un onore averlo qui, però insomma è messaggero. Raccontaci un po', Enrico, velocemente, perché purtroppo dobbiamo chiudere, anche dove sono intervenuti sulle tue opere. Ma dunque, io sto a fine mese esce il mio ultimo libro che si chiama L'uomo di cenere e sarà presentato in prima nazionale a fine novembre ad Anacapri. Poi ho tutta una serie di progetti anche Enrico, ci vedi? perché certo, vi faccio sapere, ci mancherebbe. Bene. Sono anche impegnato molto nel sociale, quindi sono un animalista convinto. Ho una marea di interessi veramente. Leggendo anche in sovraimpressione, Enrico, qualcosa su di te, anche alcune opere in mostra a Parigi, però insomma sul web c'è veramente tanto da seguire, quindi te lo consiglio.
Sì. Bravo, complimenti, grazie anche di questo appuntamento, ma tanto ci ritroveremo la prossima. Grazie ancora, buon lavoro e complimenti ancora. Ciao Enrico, grazie. Grazie Enrico Frandino. Stavo leggendo. Tanta roba, Louvre di Parigi, dove esporrà le sue opere in via di esposizione. Tanta roba, ma che ti credi? Qui pullula di gente importante. Certo. A proposito di cose importanti. Sì. C'è la posta del cuore. Adesso? Sì, la vorrei, mamma mia, adesso. Quanto questo giocherellone quando me la fa così al volo. Volevo approfittare, visto che hai annunciato la posta questa del cuore. Questa maglietta rossa sei molto affascinante. Grazie. È un colore che vi lasciano soli? Ringrazio. Voglio dire. Non lo so, volevo soltanto ricordare che oggi purtroppo la dottoressa Daniela De Vincentis non è qui in collegamento con noi, ma torna la prossima settimana, quindi la salutiamo. Sempre sintonizzati e la salutiamo. Ciao Daniela. La salutiamo, ovviamente. Allora, visto che il buon Martinelli... Questo è il bello della televisione, no? Esatto. Sì. Non mi ha assolutamente avvertito di questo cambio di scaletta, vuol dire che io continuerò a intrattenervi mentre la cerco. Se vuoi vi posso cantare una cosa così. No, live. Dai, fallo su. Dai, facciamo dai. Spesso con Paciullo quando facciamo alcune serate insieme, perché adesso faremo anche delle serate insieme. Quindi, non quindi è nata una gang bang. Una coppia di fatto. Una sì, no, quando finisce il padel, noi usciamo e andiamo a fare del subitale. Va bene, non è che d'accordo. Eclatanti. Vabbè. Mettete i tacchi? Non ho capito. No, giochiamo a padel. Ah, padel. Niente tacchi, devi aspettare, no, mi pare. I tacchi no, anche perché insomma sarei ridicolo con i tacchi. Perché? No, lascia stare. Non ti piace, non comunque ti piace. Comunque vi posso dire una cosa, ieri sera, così, sono riuscito a vedere un film straordinario che si chiama Dogman. Andatelo a vedere. Non è quello uscito in italiano, è un film francese, è un film molto bello. Visto che abbiamo parlato di Francia. È molto bello, esatto, è molto bello. Gli attori non sono... straconosciuti, quindi però la regia è di Luc Besson, quindi è molto 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 bello, devo dire che è fatto molto bene. E poi chi ama i cani, che è una storia parallela, soprattutto noi insomma che siamo amici, sì, vi invito a vederlo, vi invito veramente a vederlo perché è una bella storia. Bene. Vabbè, ci siamo? No, e allora non c'è, oggi non ci problema. Siamo, tra un pochino la posta del cuore. Allora, possiamo fare una cosa, Lucas, che tu che sei molto attento alla regia, possiamo anticipare di qualche secondo la pubblicità? Vi prego, grazie. Grazie, Lucas, a tra poco. A casa di amici, il salotto di Radio Roma. A casa di amici, il salotto di Radio Roma. Bene, torniamo in diretta. Non mi fate e oggi ridere. Funziona così, che dobbiamo fare? Abbiamo problemi con internet e quindi sarà Eleonora che leggerà da qua, dal anche nostro problemi mondo. Mentali. Sì, me. Sì, prego. Allora, siamo la pronti? Posta del cuore. La posta del cuore. Sì. Maurizio Giulia De Leonora, ho 33 anni e da 12 ho una bella storia d'amore con un uomo di 44 per la felicità di Maurizio. Conviviamo da 3 anni e nonostante gli alti e bassi che attraversa qualsiasi coppia, ci amiamo come il primo giorno. L'atmosfera della nostra relazione si rovina. Però ogni volta che tiro fuori l'argomento figli, lui accampa sempre le solite scuse, non è il momento, ho paura di non riuscire a mantenerlo, ho il terrore di perdere il lavoro. Sono pretesti di dire di no e c'è qualcos'altro di più grave sotto? Io un figlio lo vorrei, aiutatemi, grazie. Giulia. Ti pareva, le questioni più delicate, Giulia. Mi alzo. Ah, meno male. Allora, comunque, secondo me, io allora, ce l'ho un'idea, però... è una cosa molto seria, molto delicata. Sì. Diciamo che entrambe le parti non possono essere, come dire, ecco, convinte, represse oppure obbligate a prendere una determinata decisione, nel senso che come lei desidera un figlio non può decidere di non averlo, stessa cosa lui, se al momento non è pronto, quindi lì diventa difficile perché poi si rischia che le strade si possano separare. Io penso che il tempo, come dire, faccia... da un po' da medico, no? Quindi magari ecco, provate ad aspettare un pochettino e poi vedete come va la situazione, ma non è semplice, non è assolutamente delicata come situazione. Quindi è molto delicata e soprattutto non so veramente cosa dire. Generalmente quando passa molto tempo e si continua a dire di no, insomma, non è proprio magari quello che si vuole dal profondo, esatto, da dentro, no? Perché poi ci si soffre. Assolutamente sì. Andiamo avanti. Cari Maurizio Giulia De Leonora, da un anno, cari Eleonora Maurizio Giulia, da un anno e mezzo, no, Maurizio Giulia De Leonora, da un anno e mezzo frequento un uomo che ha 16 anni in meno di me, attenzione, sempre per la felicità di Maurizio. Attenzione. Fino a febbraio dell'anno scorso è andato tutto bene anche a livello sessuale.
Poi con il lockdown e la conseguente distanza qualcosa è cambiato. L'ho trovato molto diverso quando ci siamo rivisti e da lì non c'è più stato alcun rapporto tra di noi. A ottobre ho scoperto che aveva iniziato a sentire anche un'altra persona e credo che in questo momento le cose siano cambiate. È il caso di proseguire? No. Ecco, vedi? Risposta secca, no. Per quale motivo dovresti proseguire? No. Perché magari è presa, infatti cerchiamo magari di, sai. Magari è presa, sì, però ripeto sempre, con tutta la difficoltà del mondo, ricorda sempre di pensare a te e non a quello che potrebbe essere. Vale la pena stare con una persona che ti dà incertezza, che ti fa soffrire anche in queste, chiamiamole, piccole cose? È possibile innamorarsi di una persona che non si conosce? Vediamo. Come? Ciao, Chiara Maurizio. No, cioè, ciao Giulia Maurizio ed Eleonora. Ho 22 anni, è Chiara che scrive, e ho un problema. Sono follemente innamorata di un cantante e sto male per questo. Brutta razza. Soffro perché non posso averlo qui con me, tutto per me. Voglio essere amata da lui, sposarlo, avere dei figli. Voglio che questo mio sogno si avveri. Preferisco soffrire amandolo rispetto a non soffrire dimenticandolo. Che gli fai a ste donne? È successo anche a me, posso dirlo? Del cantante? Un saluto ad Achillone! Lallo! No, comunque, però ragazzi, aspetta, perché succede? Non me ne faccio una ragione. Sento che siamo fatti l'uno per l'altra, che è l'uomo della mia vita, che non è immaginario come mi dicono, e che sì, è possibile amare una persona che non ti conosce, ma che tu senti di conoscere benissimo. Soprattutto sento che se ci incontrassimo si innamorerebbe di me così come lo amo io. Mazza, però l'autostima. È convinta, eh? Brava, mi piace questa autostima. Complimenti. Manca l'occasione, però. Circostanze, tempi e luoghi ci tengono separati, non mi preoccupa la diversa classe o condizione sociale, il diverso stile di vita, io potrei cambiare per lui e viceversa. Cosa devo fare? Bisogna vedere se lui può cambiare. Esatto. Questa volta Maurizio ha detto qualcosa di decente. Ma poi soprattutto, essendoci passata, non è amore, no. Amore è diverso, è una forma diversa, ma che in quel momento non vedi. Quindi semplicemente quando ti capita l'occasione di conoscere un'altra persona, accettala e vedrai che sarà tutto normale, tutto come prima. Magari le prime volte lo chiamerai Achille, si chiama Lauro, e poi lo chiamerai Franco e andrà tutto bene, no? Lallo, ciao. Allora, detto questo, la posta del cuore oggi finisce qui, quindi io rivado a casa. E vai a casa. Ciao, a casa di amici. La tua postazione, vabbè. Aspetta che ho una curiosità. Certo, qual è la vuoi la curiosità? Certo, la curiosità la vogliamo. Senti, ti parlo di una cosa che a Giulia non piace per niente. Eccola là. Lo vuoi dire tu, Giulia? Vuoi che ti mando... No, vabbè, faccio io. Parliamo di serpenti a Roma, Maurizio. Ah, è vero. Lei odia i serpenti, insomma. Lei non lo voleva neanche scrivere nella scaletta, bene, ti no? dico questo. Mm-hmm. Allora, funziona in questo modo. Mm. Chi è in bagno? No. Non ho capito. Ha detto ha paura anche lui. La regia fa degli scherzoni. Sì. Roma sta diventando sempre più una giungla, come la si vuole vedere. Non bastano i cinghiali, cespugli. Ci sono anche i serpenti romani. L'ultimo serpente è stato visto strisciare nell'istituto Maiorana, poco lontano dal parco Campagna. Era tranquillo, dietro una panca dello spogliatoio. Ti fanno paura i serpenti, Mauri? Allora, io posso dire una cosa? Uh-huh. Ho avuto l'occasione di prendere in mano due serpenti. No, tanto non ti sente. Non... Vabbè, però, a parte che sono freddi, freddissimi, cioè sembrano delle cose... Vabbè. No, davvero, sembrano delle cose che non sono esseri viventi, perché sono freddi, quindi è come se un mouse è la stessa cosa. Però ti posso dire che non è proprio così, cioè la paura non... C'è stata lì per lì, poi quando li ho presi in mano. Guarda, è capitato una volta anche a me quando ero piccolina. Erano, sai, di quelli addomesticati che ti fanno prendere per le foto, molto grandi. Sì. Effettivamente sono freddi. Però ti dico che anche la Repubblica ha riportato un pezzo riguardo questo. Perché dicendo che l'area, se viene pulita, il serpente si sposta e spostarlo non si può fare, gli fa male, ma comunque non si può fare. Il problema è che Roma è stata così chiamata zona infetta. E anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa si è reso conto che insomma i serpenti sono veramente troppi e che devono essere riportati nelle loro abitazioni. A questo proposito vorrei dire che siete stati veramente molto cattivi a dire una cosa che a me mi fa paura.
quindi veramente siete. Poi vale scegliere un'altra curiosità. Devi sapere che allora. Comunque state attenti, sono cattivi. Lucas, confermi che sono cattivi? No, siete persone cattive. Dai, sì, vabbè. Perché potevate scegliere un altro argomento. Però ce l'hai tu l'altro argomento adesso, no? Adesso sì. Adesso c'è il piatto del giorno. Attenzione. È vero il piatto. Attenzione, c'è il piatto del giorno. Vediamo un po' questo piatto che è il dolce. Oh, quindi, finalmente. Questo sono capace anch'io a farlo. Sì, vabbè. Attenzione. Beh, questo è facile. Eccoci qua. Che cos'è? È il creme caramel. Oh. Attenzione, attenzione. Vediamo un po' come si fa. Lo sai fare? Allora, sì, dai, no, il creme caramel non l'ho mai fatto. Latte, uova, sale, zucchero e vaniglia. Questo oggi, meno male che... Facilissimo, dai. Le uova, sì. 3, anche 4 volendo. Anche 5. O 5, sì, abbondiamo. Infatti. 5. Sale? Sì. Non troppo. Cubi? Sbattiamo le uova. Sì. Maurizio? Questo è il mio, questo è quello che uso io. Perché sia mai che sono con la manina, io, no? Mai, no, un no, pochino no, di zucchero. Viene la tendinite, capito? Quindi... Mamma mia, guarda. Allora, devi capire, Maurizio, mi senti? Sì. Che gli ingredienti vanno messi piano piano. Sì, beh. Perché sennò vengono i grumuli. I grumi. Mamma grumi. Mia, quanto sei proprio... Grumi. Ma che cosa sono i grumuli? Che ne so, io non lo so. Aggiungiamo a il latte. Non vengono questi grumi, no. Ti chiamerò grumulo. Mettiamo lo zucchero no. In un tegame. Lo zucchero, queste cose... Mamma mia. Niente, non c'è. La cucina non fa per me. Mescoliamo. Lo dico sempre. Ma ci sono questi video a casa di amici e tu segui, no? No. Vedi lo zucchero come si scioglie? No, no, no. Mettiamo nello stampo. Sì. Attenzione. Creme caramel non lo. Non... Vedi? Cospargiamo bene sui bordi. Si può fare anche con il cioccolato questo. Mi sa. Che forse è ancora un po' più. Come dire, no? Tutte e due, tutte e due ci suggeriscono non male. Aggiungiamo quello che abbiamo preparato prima. Mettiamo il tutto, guarda un po', a bagno. A bagnomaria? Bravo. Niente, no, guarda che so, oggi non lo so. 180 gradi, un'ora e 10, lo dico io. A bagnomaria ci stai 3 giorni di prima. Mamma mia, ecco fatto Giulia, il dolce, il piatto è servito. Bravissima, buon appetito. Oh, vedi? Però mai che lo porti, mai proprio. Ma perché niente. Io non l'ho mai fatto, l'hai mai fatto tu? Mai no, fatto. Tu non avevo idea, lei mai. Forse già. Tu l'hai Lucas, fatto? Aiutami, io l'ho mangiato. Vabbè, che l'hai mangiato sono d'accordo, ma l'hai mai fatto? È buono. Sì, è buonissimo. Fatemi ricordare che questa sera c'è il debutto, attenzione, di Antonello Costa. Che ciao, lo salutiamo ieri, in bocca al lupo. Salutiamo Antonello. Crociamo tutto. Antonello Costa questa sera al Nuovo Teatro Orione, quindi in via Tortona mi sembra, che sta insomma zona San Giovanni, zona Tuscolano San Giovanni, quindi se non avete nulla da fare questa sera, venerdì, sabato sera e domenica alle 17:30 c'è lo spettacolo pomeridiano, quindi andate, non perdetevelo, perché è veramente una commedia straordinaria, insomma, con Antonello. Costa. Con Antonello noi ci abbiamo giocato, però è bravissimo, e poi ci sono tanti attori insieme a lui che faranno questa commedia molto 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 divertente. Bene. Quindi non perdetevelo. Aforisma. Aforisma, non esatto. C'è Peppe Caridi, non abbiamo il nostro Peppe per quanto riguarda si è perso tra le onde? Sì, probabilmente ha da fare. Vai. Bene. Spariamo. Oggi vi porto un aforisma di Khalil Gibran, poeta, pittore, aforista libanese. La perplessità è l'inizio della conoscenza. Onesto, giusto. Ci si deve. Stavo guardando, stavo vedendo e parlando con Peppe Caridi in diretta, che ha avuto un po' di difficoltà con la linea internet, quindi probabilmente non è soltanto un discorso della generale. Nostra zona, è un discorso generale. Vediamo se ce la facciamo, abbiamo ancora un minuto per avere le ultime. Nel frattempo entriamo nel weekend comunque, sì. Quindi insomma il tempo non è dei migliori, proprio citando aspettando Peppe più che citando, e quindi diciamo che speriamo che non sia proprio weekend disastroso a livello di tempo, di tutto, perché ci dicono cose che il weekend insomma non dovrebbe essere. Voglio andare a casa soleggiato. Sotto le coperte, soleggiato. Per il weekend sotto le ti coperte. Ti ricordi quando ci raccontavi che andavi al mare? Ma è finito. Due settimane fa. No, di più. Fino a due settimane fa ci siamo andati al mare, c'era gente che si faceva il bagno fino a qualche giorno fa. Dalla Calabria ho degli amici che mi mandavano le foto una settimana fa, quindi... E noi invece siamo in un mare di... Non si dice? No, un mare di guai. Secondo me dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere perché Peppe non riesce a collegarsi. Vediamo un po', ce la facciamo? Vediamo un po' se ce l'abbiamo, Peppe, proprio in 20-30 secondi, vediamo un po'. Nel frattempo possiamo augurare però il buon weekend. Beh, buon weekend, certo, lo facciamo, Eccolo! Veramente mancano 30 secondi alla chiusura della trasmissione. Dacci le ultime per quanto riguarda il weekend. Vai!
Attenzione ai temporali di stasera. Oggi il maltempo sta colpendo il nord, ma arriverà al centro nel tardo pomeriggio e in serata, in modo particolare su Roma intorno alle 22, 21 e 30, 22. Quindi attenzione perché saranno fenomeni abbastanza veloci, però molto intensi. Nel weekend il tempo non sarà particolarmente brutto. Ancora domani, nella giornata di sabato, avremo un po' di instabilità, qualche rovescio, ma anche ampie schiarite. Domenica invece tornerà a splendere il sole. Oh, Perfetto, grazie! siamo Buon arrivati weekend! proprio all'ultimo. Grazie Peppe, buon weekend anche a te. Ciao, weekend anche a voi! Ecco, ci sentiamo lunedì, sempre qui su questo canale 14 di Radio Roma Television. Un saluto a tutti, buon weekend, un abbraccio, fate i bravi e ci vediamo in replica alle Ciao, 14. ciao, 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 ciao! A casa di Amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella.